nel sottopasso più sicuro di qua, perché qua le macchine che vengono da via Palermo e quelle lì che girano qua sulla destra che vanno in via Palermo, è pericolosissimo questo incrocio qua, sperando che mettano su dei semafori, prima cosa. E seconda cosa, vedo soldi della gente buttati via per niente, perché sotto c'è un bellissimo sottopassaggio che non serviva a fare questo attraversamento inutile per me. Dopo, per carità, sai, la politica com'è? Quello sotto è più sicuro di questo. Questo è un pericoloso qui. A me non mi piace come hanno fatto, come costruito. Almeno che vado giù, più sicurezza per bambini, per tutto, no? Loro pensano che l'ingegnere quello che ha fatto non lo so come. Per me è più che sufficiente quello che già c'è. Sicuro, io lo prendo sempre, vado in bicicletta, mi trovo bene, per cui per me è più che sufficiente. Non serviva a fare tante altre cose. Insomma, per me è sufficiente, poi non so cosa stiano combinando. Era anche più sicuro, però. Sì, quello sicuramente, decisamente direi. No, credo che non piace perché non c'è la sicurezza, a mio giudizio, perché adesso la sicurezza c'era prima che passava sotto. Sicuramente sarebbe la cosa più opportuna togliere quella casa diroccata che c'è sotto il ponte e c'era la visibilità per passare. Mi sembra che adesso andiamo oltre ogni limite, perché poi il ponte è già a senso unico. Mettiamo i pedoni, metteremo i semafori più avanti, ciò vuol dire che noi abbiamo una struttura che non funziona a discapito dei cittadini sicuramente. Io spero che il Comune ci rifletta su questo e che prenda dei provvedimenti un po' più saggi, perché qui c'è la sicurezza dei cittadini. A livello di soldi era una spesa così essenziale da fare? Soldi buttati via sicuramente, perché gli errori si pagano dopo, no? E sta dimostrando il fatto che anche in via Genova, colgo l'occasione, mi sembra e veramente una cosa ridicola quella di aver messo tutti quei paletti di cemento, sia per il costo e sia per non dare l'opportunità, la possibilità alla gente di venire in una struttura come la pista zero, dove c'è un asilo. Tutte queste mancanze le paghiamo dopo. Un passaggio c'era già, non è un po' uno spreco di denaro pubblico? Questo l'ho pensato, sono sincera, però così a caldo non, solo questo le posso dire, insomma, non, dovrei verificare, capire un po' come funziona l'accesso, se viene chiuso questo e aperto quello, o se funzionano tutti e due. È un spreco. E poi pericoloso, assolutamente, anche adesso faranno quel ponte per andare ad Altuenti, ma anche quando si va, tante volte vado col bambino e col passeggino, è tremendo, non va bene, assolutamente, bisognerebbe fare qualcosa di diverso, insomma, ecco. A me non serviva, no. È soltanto uno spreco di soldi. Bravo, proprio i soldi buttati via. Cioè, questo cosa sarebbe? Per andare dall'altra parte? Oddio, dipende come vengono su le macchine però, eh? Perché se arrivano troppo di corsa, cioè qua mi sembra quasi un po' rischioso.